cercare i voti. Oggi è una giornata terrificante. Sono qui davanti al computer a fare del trading, ma in realtà non riesco a fare nulla, sto solo perdendo soldi. Allora, quando è così, decido di fare dei video perché quantomeno non perdo denaro, perdo solo follower. E allora io oggi con questo video qui arrivo un po' in ritardo perché pensavo di rimettere Carla Bruni e la sua tutina di Versace bellissima in un cassetto insieme al festival che non ho seguito, che speravo di dimenticare subito per i faux pas che ho visto, passi falsi che ho visto di tutti i tipi, all'insegna proprio del buonismo, del moralismo, dei buoni valori di cui ho già parlato. Però invece Carla Bruni mi insegue nei social perché continuiamo a batterci su quella tuta su Facebook e quindi io ci tengo a dire come al solito la mia. In questo caso cosa c'è di più? In questo caso c'è il fatto che Carla sia metà francese. Allora devo essere sincera, qualsiasi cosa facciano i francesi riesce a farci incazzare, ma non è tanto così. E qualsiasi cosa facciano le donne francesi forse riesce a farci incazzare? No, il discorso è che qualsiasi cosa dicano le persone oggigiorno su internet o in un'occasione speciale come Sanremo, che non sia informata dal moralismo o dal buonismo, infuoca i social. E non è un caso che anche la ex premier dame francese Maria Antonietta, dicendo l'esatto contrario del digiuno, cioè date al popolo brioche, quindi la cosa più calorica del mondo, facesse comunque incazzare tutto il popolo francese, perché quella volta questa boutade terrificante che diceva di nutrire il popolo francese le ha guadagnato la ghigliottina. E poi è arrivata appunto Trump, passando proprio per i suoi croissant, è arrivata la rivoluzione francese, che però ha veramente dato via alla nascita della democrazia. Era già nata anche grazie alle idee illuministiche, che potremmo dire nate in Inghilterra, ma in realtà si sono sviluppate in Francia. Quindi gli americani, dove invece tutto è moralismo, tutto è wokeness, io la chiamo wokeness, storpiando un po' il nome, dove tutto deve essere fatto uscire dalla mia bocca per diciamo dare giovamento alla società piuttosto che farla tremare tutta come ha fatto la tutina di Versace di Carla. Gli americani sono arrivati dopo perché la rivoluzione americana è figlia della rivoluzione francese. Carla, secoli dopo, è riuscita dicendo l'esatto, semanticamente dicendo l'esatto contrario di Antonietta, ossia io per entrare qui dentro ho digiunato 2 settimane, è riuscita comunque ad infiammare tutto il popolo che l'ha, bene o male, diciamo, ghigliottinata su internet, perché verità è che pur dicendo il contrario di Antonietta, Carla ha stabilito la sua autodeterminazione sul suo corpo e questo è molto molto più grave che dire al popolo: boh, adesso ti do da mangiare, non pane, ma brioche. Quello che io non riuscirò mai a capire è questo, cioè perché una persona come Carla Bruni, che è una persona adulta, che è una persona, che è una donna che non ha mai dichiarato disturbi alimentari, pur essendo sempre stata magrissima, non possa dire in tranquillità in un programma televisivo, per carità, visto da mezzo mondo, probabilmente della stessa Francia, non possa dire che lei per entrare in quella tuta di Versailles ha digiunato per 2 settimane, co cose che poi in realtà rimbalzano nei social perché il digiuno intermittente, lei non ha detto che tipo di digiuno ha fatto, non ha detto che non ha mangiato. Io, il digiuno intermittente ormai è accettato in maniera più che laica dalla comunità scientifica, esiste il digiuno terapeutico, quindi non ha detto nulla, non ha detto che mangia i bambini per rimanere così, così magra, ma tuttavia ci siamo scagliati contro questa uscita. Innanzitutto Carla, bisogna dire che sempre lavorato in questo ambito di immagine. Carla è ricordata perché è una bellissima donna. Adesso dobbiamo pensare che ha 55 anni. Questa donna è estremamente bella, estremamente elegante, proprio a quel tipo di allure francese inarrivabile. E per cui che cosa ci possiamo aspettare da una persona con questo fisichetto che probabilmente controllerà anche il cibo? Ma non riesco a capire perché
nel 2023 non può dire una cosa del genere senza essere attaccata a destra manca, perché poi lei ha detto questo. Intanto io l'ho trovata assolutamente in linea con la sua personalità, una ragazza, una donna che si è sempre nutrita di immagini, che ha sempre calcato passerelle e moda e quegli ambienti più frivoli, quindi non riesco a capire per tutto questo scandalo, perché, perché pensiamo che Carla a 55 anni sia così naturalmente. Probabilmente ci mette del suo. A 50 anni il metabolismo è completamente diverso, non è più la donna strafiga di quando ne aveva 20, qualcosa è pur cambiato. Ma non riesco a capire, perché se l'avesse detto anche qualcun altro non mi sarei comunque scandalizzata, perché ogni donna ha il diritto di autodeterminazione sul proprio corpo e ha anche il diritto di fare una boutade che va, diciamo, un po' a reverso rispetto a tutte quelle uscite di wokeness che abbiamo avuto, tutte pilotate, tutte confezionate per bene, che abbiamo avuto durante il festival, dalla Egonu che mi ha fatto cascare le palle, alla Ferragni che mi ha fatto cascare ancora di più le palle. Io non mi sono divertita per nulla neanche al monologo della Francini, devo essere sincera, che ha dovuto dire a tutto il mondo: sì, guardate, io faccio quel cavolo che voglio, non mi viene mai fregato di fare famiglia, ma aspettate che arrivo col carrozzino a dire la mia, perché se no così passa il messaggio, no? Buonista, moralista, che tutto sommato i grandi valori popolari che comunque ancora il festival rappresenta sono ben sicuramente sono con me. Anche io, se io sono una donna di successo, ho bisogno di dire questo, e non ho apprezzato niente del festival tranne l'uscita, l'unica uscita irriverente, spontanea, super tossica, però super iconica, di Carla Bruni. E quando è uscita Carla Bruni ha fatto la sua boutade, io ho detto: aspetta, 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 che vado a controllare subito Stalker, o subito gli attivisti per i disturbi alimentari. Di solito si muovono come un gruppo molto unito, una spara, fa il post su Carla Bruni, poi seguono come il col copia e incolla anche tutti gli altri a dire la stessa identica cosa. Quindi questi quadretti lì là, dove: ah no, Carla Bruni, no, ha detto che è dovuta dimagrire per entrare in quella tuta. A una di queste persone io ho anche risposto, e sono tutte persone queste informate dal body positive, ma anche dal femminismo. Allora, il vero femminismo, care donne di sinistra, ricordatevi che il vero femminismo è il fatto che ogni donna possa decidere del proprio corpo in autonomia, anche se questo per voi è tossico, anche se la pratica del digiuno intermittente per voi non è santa o può far ammalare chi. Carla Bruni non ha mai dichiarato di essere ammalata, quindi se voi la guardate, vi ammalate, io guarderei dentro di voi stessi. Non riesco a capire perché, però non è tanto il discorso, no, della responsabilità sociale nei confronti di altri. Io ho già detto che non credo in questo costrutto, che è un costrutto marxista, passando appunto per l'antifascismo, per il femminismo, per la wokeness, ma comunque è un costrutto di tipo di una categoria marxista, ma non riesco a comprenderla. Ma invece, essendo io, avendo io uno stampo liberale, cioè ognuno è libero di fare ciò che vuole all'interno di uno stato di diritto, credo che Carla abbia tutto veramente il mio appoggio quando dice anche la cosa più vuota del mondo. Allora, stiamo sempre a criticare gli attacchi alle donne, però io, cari attivisti di questa tipologia, no, in difesa delle donne su internet, la prima cosa che cercate di fare ogni volta cercando di difendere le donne è sempre e solo attaccare le donne, ma è sempre e solo attaccare le donne magre, perché per voi rappresentano no, il portare in alto, sublimare i modelli di bellezza standard. Perché Carla, se fosse stata di 100 kg in sovrappeso e avesse detto: io mi sono strafogata per non entrare in questa tuta di Versace, non avreste commentato. Invece vi è dato fastidio che una persona debba dimagrire per mettersi, debba, voglia, non è debba, non l'ha costata nessuno, nessuno le ha sparato in testa per dimagrire, per mettersi nella tutina di Versace. E un attivista di questo tipo qua mi ha detto: le persone non dovrebbero dimagrire per entrare negli abiti, dovrebbe essere gli abiti che si adattano alle persone. Sì,
E io ho risposto: nel tuo mondo tu fai quello che vuoi, ti compri l'abito che abbraccia le tue forme, ma sai, se ti propongono un Versace non so da quanti soldi, non me ne frega, un Versace iconico solo per quella serata, tu potresti anche decidere che sei una super privilegiata e anche di dimagrire per entrare nella tuta, è una tua libertà. Il fatto che Carla sia francese e se ne freghi, probabilmente se ne frega di queste cose che sappiamo infiammano i social e che sarebbe nato qualcuno su internet. Quando dice una cosa del genere le persone si ammalano, e invece ha fatto un'operazione di marketing riuscitissima, perché ogni volta che le donne cantano una canzoncina, strimpellano, non se ne ricorda nessuno. Io di Carla sinceramente so che è gran figa con questa chitarrina, ma non so che cazzo faccia sinceramente. Però ogni volta che invece le donne parlano di come gestiscono il loro corpo, ci sono attacchi dalla destra, in senso tradizionalista, ma gli stessi attacchi provengono dalla sinistra, c'è poco da fare. Allora, il mondo di sinistra si muove ancora su basi marxiste, perché c'è la categoria della comunità, no? E la società va modificata, va migliorata, va sanata in senso comunitario, tutti ci muoviamo assieme, rompiamo tutte le palle alla stessa persona perché vogliamo crescere in senso comunitario, cioè la persona non ha più diritto di dire nulla perché questo può far star male la comunità. Intanto vi ricordo che Marx a un certo punto, siccome nel suo paese aveva qualche problemino, si è trasferito per parlare liberamente dove? A Parigi, ok? Quindi, e oltretutto Marx preconizzava poi che tutti i mezzi di produzione fossero equamente divisi, che anche gli utili fossero equamente divisi, sistema che poi ha trovato sbocco solamente in Russia con lo stalinismo, che poi è crollato. Quindi, siccome in realtà poi nel mondo reale tutti fanno per sé, ognuno pensa per sé al proprio piccolo orticello, sia quando produciamo, sia quando lavoriamo, sia quando ne traiamo utili, alla stessa maniera queste dinamiche devono informare anche la mia libertà sui social. In realtà io non credo nella comunità che si muove per sanzionare il prossimo, io credo più nel liberalismo in senso positivo, in senso di degli individui hanno garantiti dalla Costituzione, perché si è celebrato la Costituzione anche a Sanremo, garantiti dalla Costituzione, uno dei diritti fondamentali è dire quello che cavolo ci pare nei limiti chiaramente della legge, anche su un palco rinomato come quello di Sanremo. Ma fosse stata solamente la solita sinistra ideologica che non vede l'ora, si muove sempre sulle stesse direttrici di tu fai ammalare la comunità. No, ci sono state anche persone assolutamente che non hanno il vizio di ragionare in termini di ideologia come faccio io. Ho visionato la pagina di qualche coach alimentare, sempre che pensa sempre così, con davvero con gli stessi valori ormai triti ritriti, che dice: ma in un mondo dove le persone lottano tra la vita e la morte, credo riferendosi, non lo so, a questo punto a persone che soffrono di disturbi alimentari, lei va a parlare di digiuno. Ma scusa, che cazzo, sono due piani semantici diversi, non ha incitato a disturbi alimentari, non ha solamente detto veramente una cosa per un'altra, sapendo in realtà che faceva una grande operazione di marketing, che questo sarebbe rimbalzato sui social e l'avrebbe fatta diventare virale, perché i coach alimentari inventati come te avrebbero riportato questa, c'è sempre nella narrazione anche marxista, finto marxista o di derivazione, c'è sempre la ricerca spasmodica di un nemico. Il marxismo si muove così, in modo dialettico, in modo da trovare sempre una dialettica, uno scontro in cui cade la testa di Maria Antonietta secoli fa, adesso, perché da lì è nato poi il marxismo, e adesso la testa da lì, sì, da lì, ripeto, la rivoluzione francese per me è madrina anche del marxismo, sarà nato un secolo dopo, ma comunque
arriva da lì e secoli dopo anche la testa di Carlà viene ghigliottinata alla stessa maniera. Cerchiamo sempre qualcuno da abbattere e se è donna meglio ancora. E poi leggevo anche appunto gli spunti, sempre per me ormai triti e ritriti, di persone che se la sono presa sul concetto di digiuno, non tanto non lavorano sul piano ideologico, ma hanno detto: per me lei può dire quello che vuole, ma in questo caso non deve far passare il messaggio che digiunare vada bene. Ma allora, ripeto, lei non ha dato grandi dettagli, non era neanche il luogo sinceramente per dire faccio digiuno. La Lorella si è espressa su cosa fa, cosa non fa. La Carlà in realtà ha detto: ho digiunato 2 settimane. Avrebbe potuto dire se l'ha fatto digiuno intermittente, intanto non so quanti chili aveva perso, era sicuramente in forma, ma non ho visto una persona malata. Sappiamo se ha fatto il digiuno intermittente, ha magari ristretto le calorie, ma non sappiamo niente, non siamo medici suoi curanti, perché vi ricordo che la Carlà è ricca e privilegiata, probabilmente non agisce neanche da sola e si è messa nelle mani di qualche esperto per perderli magari, non lo so, più in fretta meno in fretta, per perderli nel culo piuttosto che nelle chiappe, quindi non sappiamo niente, cosa vogliamo parlare? E poi, ripeto, quando su internet si parla di questi concetti di digiuno, non abbiamo niente, aggiunto nulla di più alla narrazione. Se voi ci volete sempre vedere il male, pensate che Carlà stia in quel momento dicendo a tutto il mondo che lei davvero non ha mangiato per 2 settimane, ci volete sempre vedere il male, forse è il caso, siccome anche noi, io mi rendo conto che noi che siamo deboli con la nutrizione, che siamo deboli certe volte dal punto di vista alimentare, cerchiamo sempre il pelo nell'uovo, nella vita, nella nutrizione degli altri, però gli altri non si sono mai ammalati di disturbi alimentari, noi purtroppo sì. E allora torneremo al concetto basilare, concetti basilari espressi proprio dalla natura libera, che è quella dei francesi, che è proprio liberté, fraternité, égalité, ma in questo caso libertà di farsi sempre i cazzi propri, e che questa libertà venga anche rispettata, sì, anche a Sanremo. Vi bacio.